Albano, Romina e Loredana. Albano torna a parlare di Romina Power. Lo scorso maggio Albano Carrisi ha compiuto 78 anni, di cui oltre 60 costellati da successi a livello artistico. Tuttavia, la vita di Cellino San Marco non è stata sempre orse e fiori. Un avvenimento avvenuto alla fine degli anni 90 ha travolto totalmente la sua esistenza. Oltre alla misteriosa sparizione della figlia Ilenia mentre si trovava a New Orleans, il salentino si è separato da Romina Power, dopo un'unione durata quasi 30 anni. In una recente intervista, l'artista pugliese è tornato a ricordare quel periodo parlando anche della sua nuova vita al fianco dell'attuale compagna Loredana Lecciso. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confidato il grande desiderio del maestro salentino in una recente intervista. Albano Carrisi è tornato a parlare per l'ennesima volta della separazione dall'ex moglie Romina Power, con il quale ha messo al mondo 4 figli. È stato un momento inaspettato, ma nella vita bisogna sempre affrontare e non diventare mai vittima di certi avvenimenti che possono distruggere una vita. Non ho dato permesso a questo avvenimento di distruggere la mia esistenza. Mi sono rifatto una vita e sto da Dio adesso, ma il passato non lo rinnegherò mai, ho un rispetto totale, ha detto il cantautore di Cellino San Marco. Ora il maestro pugliese si è rifatto una nuova famiglia e ha confessato il suo sogno, che Romina e Loredana si sedessero allo stesso tavolo e mangiassero insieme. Nessuno ha colpa di quello che è successo. Romina aveva delle esigenze e Loredana è arrivata dopo. Accadrà un giorno, l'appello di Albano a Romina Power e Loredana Lecciso. Nella medesima intervista Albano Carrisi ha fatto sapere che gli inizi sono stati tragici. Ci è voluto del tempo per far capire che ho un altro tipo di testa, ma adesso sto molto bene, ha asserito il cantautore di Cellino San Marco. Subito dopo, il 78enne salentino ha mandato un appello proprio alle sue donne, Romina Power e Loredana Lecciso, seminare semi di pace invece che di sospetti. Non devono esserci perché non esistono.